Riusciresti a telefonare a una persona che ti conosce bene spacciandoti per Caparezza? Boom ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Scuola di Voce. Questo format si è rinnovato, offre nuovi spunti, nuove occasioni, nuove peculiarità. Oggi ovviamente abbiamo un nuovo ospite. Forte l'applauso per Mark The Hammer. Martello d'oro. Esatto. Non so se c'è una musica d'entrata. Cioè, ci sarà. Okay. Non l'hai sentita perché è colpa tua. Scusa. Io l'ho sentita. Ciao, intanto, caro. Grazie mille di essere qui. Ma grazie a te. Questa sarà una puntata un po' particolare perché anche tu puoi insegnare delle cose a me. Molto improbabile. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Raccontati chi sei. Beh, per chi mi conosce, mi dispiace per voi. Faccio musica in modo molto stupido. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. E mi rappresenta perfettamente. Di dove sei tu, Marco? Sono di Genova. Genova, Belin, Genova, proprio, proprio il Belin. Genitori che Belin, che è proprio di Genova. Si viene proprio dal mari e monti, caro mio. Però sono più uomo di mare. Sei più... Beh, lo sappiamo benissimo. Hai adottato un modo di parlare che non fa percepire la tua provenienza. Sono molto contento di sentire questa cosa perché sicuramente non lo sai, ma noi abbiamo fatto la stessa scuola. Il CTA. E ho studiato proprio doppiaggio con Chicco Maggi. E anche Pino Pirovano. Ma dai, ma che dai. Anno? Oddio, non lo so. C'era ancora l'uno davanti. L'uno che? Nel senso 201. 9 forse. 1-9. Imitazioni? Ma per esempio... Mi dilettavo tantissimo ad usare Paperino, cosa che vedo che anche tu utilizzi all'interno dei video. Bravo. Lo fai anche bene a livello tecnico. Davvero? Mi piace. Il trucco per fare Paperino senza disintegrarsi le corde vocali è farlo appunto con la saliva. Ah sì sì, assolutamente. C'era un gioco per PS2, si chiamava Kiepi Kappa, dove Paperino parlava come Paperino per tipo 10 minuti. Dopodiché aveva una voce tutta così impostata. Che cos'è un picata? Ah, che belle cose, quanto ci sentiamo vecchi. Siamo dello stesso anno io e te. 86. Primo gennaio, quindi sono più vecchio. Sei imbattibile. Sì, sono solo il più vecchio. Degli 86. Sì. Di Paolo no. Non so quanti anni tu abbia. È un botto. Un botto. Non indago ulteriormente. Un botto. Tu usi la voce per lavoro? Assolutamente sì. E ti dirò di più. Il fatto di avere studiato dizione, un po' di recitazione aiuta anche nei video dove teoricamente pensi che non servirebbe. Invece... Assolutamente. Infatti le YouTube poop su di me vengono benissimo. Fatela su questo video. Tantissimi. Sì. Fantastico. Ma vanno ancora di moda? Assolutamente sì. E ti dirò di più. Non lo sapevo, fantastico. Questo potrebbe essere il video più puppabile. Puppabile. Non lo direi. Va bene. La maggior parte delle persone hanno un rifiuto quando sentono la propria voce. È registrata. Direi che nel nostro caso non sussiste, perché per quanto mi riguarda, avendola ascoltata in continuazione tutti i giorni, io non ho più la differenza tra voce mia e voce registrata. Tu hai ancora questa percezione? No, non ce l'ho mai avuta e ti posso dire anche di più. Io ho questo disgusto anche quando la sento normalmente. Meraviglioso. È una condizione naturale. Un disgusto... Assolutamente sì. Anche se ricordiamo, disgusto è per di. È andato via Marco, abbiamo perso un ospite. Si apre una lore senza senso. Vai. Perché io sono di Genova, ma molto prima di studiare dizione, tutte le persone, comprese quelle emiliane, mi dicevano: tu sei di Bologna. No, non ho mai capito questa cosa. Ma anche se torni a casa non ti viene l'accento. No. Non mi pare di averti mai sentito parlare senza la dizione pulita perfetta. E credo che non avverrà mai. Le parole che posso dirti di genovese sono Belin. Mussa. Belin, cosa hai ritirato fuori? Sì, Mussa, che sarebbe anche più normale conoscerlo. La tanto Fugazza. Fugazza, sì, assolutamente sì. Se vuoi un trancio di focaccia a Genova devi chiedere una slerfa. Adesso è uscito un po' di genovese. Vabbè. Visto. Ma per piano forza. Piano, si sradica. Avete proprio non tirarlo puoi fuori. Bravo, no, sì. 2 stelle. Ah, ok, non sapevo che ci fosse un'assegnazione. Neanch'io. 2 stelle su 50. Su. 3 stelle. Ti posso dire qualche modo di dire genovese? Vai. Shushai shurbinu sepe. Shushai shurbinu sepe. 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 No. Sai uno scioglilingua in genovese? Noi siamo un popolo molto pigro. Cambiamo domanda. Sai uno scioglilingua? Fantastico, meraviglioso. Okay. C'era tipo quello dell'arcivescovo di non so che... Però quello, lascialo stare, quello è difficile. Scusa.
33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Allora, come ho detto a tutto lo staff prima, io ho una memoria fottuta. Non sarei in grado di ripeterlo perché non mi ricordo le okay, parole. 33 trentini entrarono a Trento trotterellando. Tutti e 33. Tutti e 33, scusate. 33 trentini entrarono a Trento. Tutti e 33. Tutti e 33 trotterellando. Le R ci sono. Si vede che hai studiato. Sei una persona studiata. Ti ringrazio, caro. Sei proprio un corso avanzato, quindi. L'utilizzo della voce prevede appunto imitazioni, impostazione, tante cose. Ok. Insegnami a cantare. No, stai chiedendo alla persona sbagliata. Tu lo sai fare, ma non lo sai spiegare. Io non ho mai detto di saperlo. Una canzone che vorresti cantare. Vorresti saper canzone cantare. Che vorrei saper cantare. Andiamo sul moderno. Hai sentito parlare di Brividi? L'avrai sentita? Mahmood e Blanco. Ma Brividi è tipo Topolino, no? Praticamente sì. Cioè devi parlare tutto. Sì. Come con i Brividi. Brividi. Oh, oh, oh. A volte non so esprimermi. La puoi anche fare sotto. Perché no? Cioè? Dai, invece di farla. Vengono i brividi. Puoi farla. Vengono i brividi. Vengono i brividi. A volte non so esprimermi. A volte non so esprimermi. Ok, adesso passa al registro invece un po' più alto. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E come ti fai a sbagliare? Che ne non ho scritto. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Ma non posso metterci il timbro al trombone. È questo il bello. Sì, poi. Aspetta, ho dimenticato le parole. Donare, qualcuno la sa. Però perché ci no. Sta a donare in metrica. Ti vorrei donare sì. Un cielo di perle. E anche parlare, anche scandire. Ma non puoi scandire un cielo di perle. Ma non lo puoi neanche donare. Ma non esiste il cielo di perle. Esattamente. La regia ci fornisce gentilmente il testo. Grazie. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Poi ti vorrei rubare. Rubare. Ancora senza senso, però non vedi. Lupin. Ah, ok, adesso ha un senso. Tecnicamente Brividi è semplicemente una descrizione di... del testo di una... Ok, fantastico. E pagherei per andar via. Tipo il Monopoli. Oh mio Dio. Prego. Dove dice Parco della Vittoria? Abbiamo pienamente colto il fatto che tu sai benissimo impostare la voce, che sai cantare. Abbiamo visto che dentro di te esiste ancora il genovese. Questa è la cosa più incredibile della giornata. Sai fare Paperino, ma sai recitare? No. Ok. C'è una battuta di un film, di una serie che ti piace particolarmente? Io potrei ridoppiare Bugiardo. Perché lo sai a memoria? Abbastanza. Ok. Come diavolo si chiamava il signor Folk? Comunque, vabbè. È un patetico imbecille, superbo e pedante, un bastardo, un povero vecchio guerrafondaio, una vagonata di sterco fumante di mucca schizofrenica salvando le altre mucche. Roberto Pedicini. Esatto, okay. Quindi come prova di recitazione non è malvagia, però abbiamo bisogno per la prova finale. C'è una prova finale. C'è una prova finale. C'è una prova finale. Ma c'è la prova finale. Siamo già alla prova finale. Esatto, attenzione. Siamo alla prova finale. Perché finora hai accumulato ben 38 stelle. Wow. Sai camuffare così tanto la tua voce da fingerti qualcun altro? Camuffare così tanto la mia voce. Ti posso fare anche una voce un pochettino più nasale, più alla caparezza. E qui è proprio caparezza. Sì. Allora. È molto diverso dal mio timbro, però. Non dovresti riuscire a riconoscere il mio da qui. Ti posso cantare Brividi come Caparezza? Non ci avevo mai pensato. Bellissimo. Ti prego, canta i Brividi come Caparezza. Mi vengono i brividi. Non mi ricordo il testo. A volte non so esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Sto pensando ai Rage Against the Machine sotto come base. Aspetta, che non c'è, cioè, mi immagino. Scusa. Riusciresti a telefonare a una persona che ti conosce bene spacciandoti per Caparezza? Possiamo provare. Lo facciamo. Ma perché no? Questa è la prova finale. Questa è la prova finale. C'è la prova finale. Siamo già alla prova finale. Esatto. Telefonare. Sai quante stelle vale? 5? No, 7, Jack. Citazioni alte, ragazzi. Telefoniamo a qualcuno che conosciamo entrambi, perché abbiamo diverse persone. Ok, beh, sì. Possiamo chiamare Simone. Ok. Sempre che risponda, perché lo sai che... Vediamo. Allora. Caparezza non parla come canta. Ha una voce molto più normale di quello che sembra. Ma Simone questo non lo sa. Qui stiamo mettendo buongiorno, in sono atto. Michele Salvemini. Salvini, non mi ricordo. No, Salvini non più. No, Salvini. Tra l'altro lui ha l'accento pugliese, quindi è un casino. Vedi cosa abbiamo qui? Perché è la prova finale. Siamo già alla prova finale. Esatto, perché abbiamo l'imitazione, l'impostazione vocale, la recitazione, l'accento. Ma ragazzi, l'accento pugliese non so neanche il mio. Non ti preoccupare, non lo sa, infatti sì. Pensa di parlare come canti. A posto. Che è molto bizzarro che Caparezza chiami al telefono Simone Rosini. Può averlo chiamato perché si è fatto dare il numero dopo aver visto i video su YouTube. È appassionato di giochi di ruolo. Sì, Michele è nerd, pesante. Potrebbe averlo avuto da Pietro Ubaldi, che ha partecipato a una puntata di Tale. Bellissimo, fantastico. E io da dietro faccio, ciao, bella gioia. Iliad, risponde il servizio.
Maledizione. Chi chiamiamo? Chi è che gestisce Intail? Ci sarebbe Luca di Intail, volendo. Prova a chiamare Luca. Pronto? Buongiorno, parlo con il signor Luca? Sì. Salve, io sono Michele Salvemini, Capirezza, non so se mi ha mai sentito. Io ho avuto il suo numero da Pietro Ubaldi. Ho visto la vostra giocata di ruolo, mi è piaciuta tantissimo. E niente, la nostra agenzia ha indagato e ha trovato questo numero. Niente, volevo sapere se è possibile organizzare una giocata. Io sono un grande fan dei giochi di ruolo. Certo che sì, si può assolutamente fare. Voi avete la sede a Milano? Sì. Ah, beh, allora io sono un po' impossibilitato. In questo momento mi trovo in provincia di Molfetta. Io devo organizzare un tour, ma nel momento in cui arrivo verso la Lombardia ci possiamo risentire. Quanto ci vuole per voi per fare una produzione? Così sui piedi è difficile riuscire a capire esattamente quanto tempo ci si possa mettere per una roba del genere. Posso lasciarti una mail, qui mi mandi un contatto. Oh, meraviglioso, sì sì. Va bene, allora le lascio la mia mail, che è tiabbiamotrollato.com. Buonasera, il mio nome è Marco Rata. Sa dove mi trovo in questo momento, signor Luca? Mi trovo dal signor Maurizio Merluzzo. Questo è parte di un video che stiamo registrando in questo momento. Qua, da 1 a 10, quanto ero credibile? È decisamente poco credibile, Marco. Però per un attimo ci ho sperato. 8.5. Bello, no, madonna. È un bel voto, è un bel voto. Ti ringrazio. Mi avevi sospettito il fatto che chiamasse me e non Simone. Perché non ha risposto. Perché Simone non ha risposto. Allora tutto torna. Sei, sì. Sei la prima persona che mi è venuta in mente pensando alle persone responsabili del progetto di Intail. Diciamo che i numeri sono da mia parte. Grande. Ciao, un abbraccio. Grazie. Ho preso un 8.5. Un 8.5, ma è stato bravissimo. Hai anche cercato il pugliese. Sai quante stelle sono 8.5? 14. Ah, ok. C'è del metodo in questo. Io sono veramente fiero di te. Io sono più che altro incredulo, ragazzi, perché vedi, vuol dire che anche se non credete in voi stessi, credete in me, perché io credo in voi. Marco, grazie mille. È stato sono un piacere. Veramente molto contento di averti avuto qui con me come mio ospite. Ci saranno sicuramente altre occasioni per rivederci. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parendo, compare, nipote. Che accento era questo? La sai quella del tizio che entra nel bar con la maglietta al contrario? No? Non la so nemmeno io. Però quello che so è che sul canale ci sono un sacco di altri video fantastici. Non aspettare, guardali tutti, più volte. Tipo, se l'hai visti di fila, guardali poi sparsi.